Siamo con la dottoressa Zettin, direttrice della cooperativa Puzzle. Oggi ha inaugurato il centro mini Puzzle qui in via Cimabue numero 2. E allora le chiederei in cosa consiste questo centro, a chi è rivolto e che attività si fanno. Grazie, è il primo centro sperimentale in Italia, come è stato anche detto durante l'inaugurazione, che si occupa di bambini con cerebrolesione acquisita, cioè bambini che fino al momento prima dell'incidente o del tumore cerebrale o della grave ictus o emorragia erano bambini sani, normali, che giocavano e poi a un certo punto questa patologia gli ha cambiato la vita. Quindi lo scopo è quello di poter restituire la dignità a queste persone con tutta una serie però di interventi riabilitativi, abilitativi e educativi, perché con i bambini c'è tutto un raccordo anche con la famiglia e con la scuola, quindi non vanno solo riabilitati i bambini ma anche la famiglia che deve affrontare questo lungo periodo, perché si parla di anni di intervento. Allora, Sindaco Lo Russo, oggi si inaugura questo centro mini Puzzle, la città è al fianco della cooperativa Puzzle che l'ha inaugurato dando in concessione i suoi locali. Perché avete deciso di sostenere questo progetto? È sicuramente un progetto che incontra una domanda molto importante, che è la domanda di assistenza per coloro che hanno avuto nella vita la sfortuna di incappare in una disabilità e che vede bene una ottima sinergia tra le istituzioni del territorio, tra il Comune e la Regione e il terzo settore. Ed è proprio questo modello virtuoso di collaborazione che risponde al bisogno che i cittadini chiedono alla politica, che è il bisogno che va soddisfatto, che è il bisogno di dare risposte concrete alle esigenze, soprattutto in questo caso, di questi ragazzi. Allora, Presidente Ciri, oggi si inaugura il centro mini Puzzle, perché la Regione ha deciso di sostenere questo importante progetto? Beh, perché lo meritavano queste famiglie, lo meritavano questi ragazzi, questi giovani, questi bambini, queste bambine. Stiamo parlando di persone che a un certo punto della loro vita, per un evento, hanno visto cambiare la loro quotidianità e non potevano essere lasciati soli, né loro e né le loro famiglie. E questa realtà è una realtà che aiuta a non lasciare sole le persone, lo fa con grandissima capacità professionale, perché qui ci sono professionisti di estremo valore, macchinari, strumentazioni che sono all'avanguardia, sono moderne, ma poi c'è il cuore, cioè qui ciò che prevale è la componente del donarsi e del voler aiutare chi sta vivendo un momento di difficoltà. Per questo la Regione non poteva non occuparsene. Quando la direttrice Marina è venuta a propormi questo progetto, le abbiamo detto vai avanti, come Regione abbiamo riconosciuto l'accreditamento, vuol dire che possiamo sostenerlo perché lo meritano davvero questi bimbi, queste bimbe che nonostante hanno avuto nella loro vita una sfortuna non devono per questo vedere la loro vita sola, senza nessuno che li aiuti invece a provare a vivere una vita il più normale possibile. Questo è l'obiettivo che si pone questa realtà e noi ci siamo e siamo al loro fianco. Le innovazioni sono intanto l'idea della riabilitazione olistica, e cioè fuori dall'ospedale, in un contesto diverso, dove gioco e riabilitazione fanno un connubio. E poi abbiamo inaugurato oggi anche la stanza sensoriale, che per i bambini più piccoli, e il robot per far camminare, che per adesso è solo per i bambini grandi, cioè dai 12 anni in poi, poi speriamo di poterlo anche ridurre come anni e quindi di fare un ad hoc per i bambini. Di robot per i bambini non ce ne sono e quindi questa è la nostra speranza per il futuro.